I caschi da ciclismo fanno la loro comparsa alla fine del XIX secolo per provare a proteggere i pionieri delle due ruote. Da allora ovviamente sono cambiate tantissime cose e oggi cercheremo proprio di capire come si è passati da questi caschi a questi. Via con la puntata. I primi esperimenti risalgono alla fine del 1800. Questi caschi erano più simili ai elmetti militari che caschetti da ciclismo. Erano fatti in cuoio con una struttura interna in metallo, non fornivano nessuna protezione dagli urti perché non c'era nessun materiale dentro che poteva assorbirli, però proteggevano da tagli, abrasioni e anche dalle granate. Se vi tirano addosso una granata, le schegge almeno non vi trapassavano il cranio. Però insomma hanno avuto vita breve perché già a partire dagli anni 30 e 40 sono arrivati i primi caschetti in cuoio, che sono rimasti praticamente invariati per più di mezzo secolo. Ci ricordiamo tutti in testa Fausto Coppi, e questi caschetti offrivano ovviamente una minima protezione a urti, abrasioni e tagli, però avevano un grosso vantaggio di essere leggeri e dareati, due cose a cui i ciclisti non potevano rinunciare. E quindi per più di mezzo secolo, come dicevo, sono rimasti praticamente invariati nel mondo del ciclismo su strada, del ciclismo agonistico. Infatti ci ricordiamo in testa anche a corridori degli anni 90. Le cose però hanno iniziato a cambiare prima, negli anni 70, almeno nell'ambiente civile, non quello legato alle corse, ma all'ambiente legato a chi pedala per spostarsi o per proteggere la testa dei propri figli. Succede negli anni 70 perché c'è il boom delle biciclette, soprattutto negli Stati Uniti le persone iniziano a vedere la bicicletta non più come un gioco per bambini, ma come uno strumento ricreativo per gli spostamenti, per sostituire le automobili. E fu così che due aziende specializzate in ambiti differenti, MSR produceva caschi e abbigliamento per l'alpinismo e Bell Sport produceva caschi per le automobili e le moto, iniziano a produrre dei caschi per il ciclismo. E lo fanno con il know-how che avevano già nei loro diversi ambienti, quindi non più caschetti in cuoio, ma caschetti con un guscio rigido con all'interno del polistirene espanso, una schiuma di polistirene, che serviva proprio per ridurre gli urti, per diminuire la decelerazione che si ha quando si colpisce qualcosa con la testa, evitando i traumi cranici. Questa fu la prima vera protezione, il primo vero casco utile a proteggere dagli urti che i ciclisti poterono usare in quel periodo. Nel 1985 fu introdotto lo SNELL B85, il primo standard di riferimento per la sicurezza ampiamente utilizzato nei caschi. Fu poi successivamente aggiornato con lo SNELL B90 e 95. Però i caschi in questo periodo soffrivano due grosse pecche, erano molto pesanti e offrivano poca reazione. Quindi nel mondo dei ciclisti professionisti si continuavano a utilizzare ancora i caschetti in cuoio, oppure si andava direttamente senza casco, anche perché non c'era nessun obbligo. Le cose iniziano a cambiare negli anni 90, quando viene creato il primo casco con un guscio molto sottile. Anziché applicare un guscio di plastica pesante attorno a una parte di schiuma, viene direttamente stampata la schiuma con attorno questo guscio in mold molto sottile, permettendo di avere fori più grandi e un peso ridotto. Come dicevo prima, storicamente i regolamenti sull'uso del casco nei professionisti non prevedevano un'obbligatorietà, era consigliato, il ciclista poteva scegliere se indossare o no il casco. Però molti evitavano di farlo, soprattutto se si parlava di caschi rigidi, perché dicevano che li avrebbe messi in una condizione di svantaggio rispetto a chi non li indossava, perché avrebbero avuto una testa meno areata e soprattutto avrebbero dovuto portare più peso con loro in salita. Nel 91 Lucci decide di rendere obbligatorio il casco, ma succede un pandemonio, i corridori scioperano a Parigi-Nizza e alla fine Lucci decide di rimuovere questa legge e i caschi continuano a essere facoltativi per tutti gli anni 90. Come succede spesso in questi casi, il punto di svolta arriva a seguito di un tragico evento. Nel 2003, durante la Parigi-Nizza, cade e picchia la testa Andrei Kilivev e decede poco dopo all'ospedale. Lucci decide che a questo punto è ora di introdurre l'obbligatorietà dei caschi, non si può più aspettare. Nel frattempo erano morti altri corridori, ricordiamo ovviamente Fabio Casartelli. E viene così introdotto il casco un pochino alla volta. Diciamo che il casco diventa obbligatorio per tutte le tappe, per tutte le corse, però se l'arrivo è in salita e ci sono più di 5 km di salita, il casco si può togliere, lo si può dare al proprio compagno di squadra o all'ammiraglia o a una persona a terra, e quindi si possono fare gli ultimi chilometri di salita senza casco. Questo era stato fatto per andare un po' incontro alle proteste dei corridori, anche se a quel punto, se tutti utilizzavano il casco, non c'erano più vantaggi o svantaggi per il singolo. Poi dal 2006 il casco diventa obbligatorio sempre e non è più data la possibilità di toglierlo, si incorre in multa e in squalifica se si parte senza casco o si toglie durante la corsa.
Con l'obbligo dell'utilizzo da parte dei professionisti è iniziata una vera e propria rivoluzione, una corsa alla ricerca e sviluppo. Per prima cosa ci si è concentrati sul peso e sulla reazione, quindi i caschi sono diventati via via sempre più leggeri e con sempre più fore per migliorare appunto la ventilazione interna. Poi, attorno al 2010, ci si è concentrati anche nel migliorare l'aerodinamica. Inizialmente venivano forniti dei gusci per chiudere i buchi, per migliorare un pochino l'aerodinamica, soprattutto in corse brevi o quando faceva freddo, e poi sono stati introdotti i primi caschi aero, quindi con un numero limitato di fori e una curva posteriore più discendente per migliorare l'aerodinamica, appunto. Questo è un periodo in cui tantissimi ciclisti amatori iniziano a pedalare, c'è veramente un boom delle biciclette, gli amatori tendono a copiare quello che fanno i professionisti e quindi iniziano a indossare anche loro il casco. Ormai è raro vedere un ciclista per strada senza casco. Questo ha quindi portato le case costruttrici a investire anche nel ricercare qualcosa che sia più sicuro per la testa dei ciclisti, oltre che più aerodinamico, leggero e ventilato. Nasce così il MIPS, un sistema che va inserito all'interno di un casco già esistente e che protegge anche dalle rotazioni. Perché? Perché quando si va a picchiare la testa c'è prima di tutto un urto in cui bisogna cercare di allungare il tempo di decelerazione e questo lo fa la schiuma espansa presente all'interno del casco deformandosi. Poi però c'è anche il problema della rotazione, perché se la nostra testa vuole continuare a ruotare non può farlo a causa dell'urto, il nostro cervello continuerà a mantenere il suo movimento e quindi ruoterà all'interno della nostra scatola cranica provocando gravi danni. Questa cosa è stata studiata da un fisiologo svedese che ha quindi deciso di inventare questo sistema che imita un pochino quello che fa già appunto la nostra scatola cranica, cioè permettere al cervello di ruotare al suo interno. Con il MIPS la testa può ruotare all'interno del casco riducendo molto i traumi a causa di rotazione da impatto. Un'ulteriore evoluzione del MIPS è il Kinetic Core, presente in questo laser vento utilizzato da corridori del calibro di Wout van Aert. Lo scopo è lo stesso, proteggere sia dalla decelerazione che dalla rotazione, ma lo fa in modo totalmente diverso. Infatti, se il MIPS è una membrana applicata all'interno del casco, di un casco che è già sicuro, il Kinetic Core ragiona in un modo completamente differente. Il passaggio chiave che porta da MIPS a Kinetic Core è un'inversione di pensiero. Negli ultimi 20 anni ci si è concentrati nel prendere caschi già sicuri e mettere al loro interno qualcosa che li rendesse ancora più sicuri dalle rotazioni, come ad esempio il MIPS o il SEL utilizzato dai caschi Trek Bontrager. Con questo laser 20 invece, con il Kinetic Core, si cambia completamente il concetto di partenza, cioè non vogliamo inserire qualcosa all'interno di un casco già esistente, ma costruiamo il casco già con un sistema che protegge dalla rotazione, costruito in build, quindi direttamente. Questo porta numerosi vantaggi, perché se mettiamo un shield protettivo per la rotazione all'interno di un casco, riduciamo la capacità ventilante di quel casco, perché è stato pensato per far entrare aria fresca da davanti e di farla defluire da dietro, ma se c'è una placca di plastica, capite bene che diventa più complicato. Inoltre, aggiungere un qualcosa a un casco già esistente ne aumenta anche il peso. In questo caso invece queste due importanti funzionalità del casco vengono mantenute, quindi c'è una reazione pensata appositamente, entrare fresca e esce aria calda da dietro, questa cosa non viene perturbata, anzi viene pensata proprio progettandola insieme al Kinetic Core, e c'è anche una riduzione del peso dell'ordine di 100 grammi rispetto al suo predecessore con sistema MIPS integrato successivamente dopo la costruzione. Questo sistema Kinetic Core è semplice quanto geniale. Essenzialmente vengono creati dei blocchetti di schiuma espansa che si deformano con l'impatto, proteggendo sia dalla decelerazione ma anche dalla rotazione, perché possono assumere una forma che permette alla testa di ruotare all'interno del casco, proprio quello che avviene col MIPS ma fatto in un modo già pensato durante la costruzione. In più di un secolo di evoluzione dei caschi si è quindi riusciti a passare da un prodotto che proteggeva a malapena da tagli e abrasioni a un prodotto che riusciva a proteggere anche dagli urti, fornendo una buona ventilazione e un peso ridotto, a un prodotto successivo che, oltre a queste cose, riusciva a essere anche più aerodinamico e a proteggere anche dagli impatti rotazionali, da rotazione appunto, e infine un prodotto che riesce a mettere insieme tutto questo, fornendo un qualcosa che sia leggero, che aerodinamico, che areato, che protettivo, e veramente l'ultimo step in fase di protezione a livello di caschi. La tecnologia ovviamente continua ad evolvere, non sappiamo ancora cosa ci sarà in futuro alla sinistra di questo casco. Per ora abbiamo un prodotto veramente ottimo e funzionale, per questo dobbiamo ringraziare i costruttori e i ricercatori che ci permettono di pedalare in sicurezza con prodotti sempre più leggeri che ci dimentichiamo quasi di portare. Se questa puntata sulla storia dei caschi vi è piaciuta, mettete un bel like, commentate qui sotto scrivendo qual è stato il vostro primo casco, in che anni l'avete utilizzato, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!